tutti i nostri videoascoltatori, i videoascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Io oggi sono particolarmente felice di poter presentare un bellissimo saggio pubblicato da Italia Medievale. Si dice che chi si loda si imbroda, però se non lo faccio in questa occasione non so quand'altro potrei farlo. Perché il libro in questione è Il coperto dei Figini, la rinascente del Medioevo, di Ambrogio Figini, a cura e con contributi di Enrico Cafulli, Maurizio Giannetti, Francesco Gorelli e Maurizio Spelta, e la prefazione di Luca Figini. Sono 173 pagine per 10 euro, pubblicato da Italia Medievale in queste ultime settimane. E come mia abitudine, io non perdo tempo in chiacchiere inutili, ma lascerei subito la parola all'autore della prefazione, che è Luca Figini. A te, Luca, e grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto parlerei di chi era mio padre, l'autore di questo saggio. Una persona che penso sarebbe stata molto bene all'interno del coperto dei Figini e in quella vivacità che era quel luogo di commercio, proprio perché la sua vita è stata sempre uno stare insieme alle persone. Ha dedicato la sua attività al vendere, all'avere a che fare con le altre persone, a crescere con loro. E questa sua grande forza comunicativa gli ha permesso anche di trovare, quando è entrato in università all'età veneranda di 60 anni, di trovare degli amici così forti, così stretti, che sono arrivati. Dopo la sua, ahimè, prematura di partita, a fargli questo regalo postumo che è la pubblicazione appunto di questo saggio. D'altronde, lui ha sempre amato la storia. Io sono un insegnante di storia, geografia e anche quest'anno di italiano alla scuola media e si può dire che sono arrivato qui proprio per la passione che mio padre mi ha sempre instillato nella storia, perché fin da ragazzino mi spiegava qualche cosa di storia, mi ha insegnato ad avere rispetto di questa materia, a studiarla, a non pensare di svicolare, ma di mettermi sui libri e studiarla. E poi quando si è trovato in difficoltà, perché aveva avuto, ahimè, un infarto nel 2010, ha poi deciso di intraprendere la carriera universitaria. E lì mi sono veramente stupito come una persona che non studiava più da almeno 30 anni si fosse messa di buzzo buono e con grande abilità di nuovo con la schiena sui libri, come diceva lui, a pipparsi migliaia di pagine per poter arrivare a dare l'esame. E quando poi è stato il momento della tesi, ho visto in papà un grande entusiasmo, un entusiasmo veramente enorme per queste letture sul coperto dei Figini, così si chiama la tesi, e soprattutto per la parte di ricerca. Io ricordo ancora quando riuscii a trovare nell'archivio di Stato un libro di Beltrami del 1912 che diceva appunto Note di topografia dell'antico centro di Milano, Santa Tecla, l'Arengo è coperto dai Figini. Ricordo ancora l'entusiasmo per aver ritrovato questo libro del 1912 che neppure la professoressa Covini, con cui ha svolto la tesi, sapeva che esistesse. Quindi veramente si è vista la passione di quest'uomo che entra in università in tarda età e che con la freschezza di un ragazzino si mette a fare il mestiere dello storico. E il mestiere dello storico si vede anche proprio per l'argomento trattato.
Il coperto dei Figini, che nasce evidentemente da una passione, da una curiosità per il cognome, perché comunque qualcosa che parla del nostro cognome fa venire voglia di andare a ricercarla. Probabilmente avrei fatto anch'io una ricerca del genere, ma che diventa via via una passione per quello che si è trovato, per la vitalità, il commercio, l'inventiva e anche proprio quella storia fatta non di imperatori e battaglie, ma quella storia fatta di uomini concreti che tutti i giorni andavano a lavorare, come direbbe Bloch. Questa storia gli ha dato proprio lo spunto per entrare e parlare di questa Milano antica. Ricordo ancora il giorno della discussione della tesi, quando appunto con quasi gli occhi luccicanti disse alla professoressa Covini e alla tutta la commissione la sua meraviglia nell'aver visto una Milano medievale che non era, come si suol dire, almeno fuori dagli ambienti storici, una Milano oscura, ma era una Milano piena di attività e di sorprese, perché chi aprirà questo libro si troverà di fronte a grandi sorprese. Beh, innanzitutto credo che la parte più significativa sia proprio la ricostruzione della Milano prima che il Duomo venisse a prendere una parte così importante del suo centro. E quindi il tentativo, perché ancora ci sono dei punti oscuri a livello storico, ma il tentativo di cercare di mettere, di far vedere come era quel luogo che adesso è la piazza del Duomo, mentre prima era abitato da due grandi basiliche come Santa Tecla e Santa Maria Maggiore. Questa scoperta poi porta delle grandi riflessioni, perché io ne cito una per non rovinare poi la sorpresa ai nostri amici lettori, ma pensare che a Milano in epoca medievale ci fossero due mercati del pesce e che addirittura questi due mercati si dividessero i tipi di prodotti: da una parte c'era la pescheria che vendeva appunto gamberetti e pesci di piccolo taglio, e dall'altra c'era il mercato del pesce che vendeva pesce grosso, stupisce, perché nel nostro immaginario la Lombardia sembra essere una terra di funghi e carne e polenta, e invece Milano era già vocata a portare a sé il pesce, che anche in altre città c'era, e sicuramente la tradizione del venerdì di Magro ha avuto il suo peso nel portare la fauna ittica a Milano, ma pensare che due mercati e con due tipologie di prodotto fossero presenti in città fa sicuramente riflettere. E la riflessione è quello che veramente mio papà voleva che venisse fuori nella lettura di questo saggio, perché guardare e capire le attività che c'erano, la connessione che c'era tra l'attività mercantile e l'attività religiosa, la connessione che c'era nell'imprenditoria privata che arriva a investire per la creazione di questo coperto che parte dai resti di una chiesa e diventa un luogo, un centro commerciale, diciamo, ante litteram, è sicuramente importante per capire come una città del Medioevo non fosse un luogo statico, ma fosse invece un luogo dinamico, dove chi aveva responsabilità economiche e civili non si tirava indietro dal suo dovere. Poi certamente c'è la figura di Pietro Figino, da Figino, che è il personaggio che veramente mette in piedi questo coperto,
investendo del suo, un po' come un buon imprenditore brianzolo. E anche qui io credo che a mio padre avrebbe fatto piacere conoscere questo personaggio e scambiare con lui qualche battuta delle sue e qualche opinione riguardo proprio l'investimento fatto nel creare il coperto. Tanto che dico questo perché anche qui su questo personaggio c'è stata una ricerca che l'ha portato addirittura a Figino Serenza, dove è sepolto Pietro, per trovare documenti, diciamo così, di prima mano nella cittadina per avere notizie sulla biografia di quest'uomo. Ecco, io credo che chi leggerà questo saggio troverà certamente vedrà un medioevo bello, vivo, ricco e vedrà anche, proprio per il contributo dato dai suoi amici, un segno anche di grande amicizia che passa attraverso la storia e la cultura. E io qua mi fermo. Beh, io intanto, io l'ho già letto ovviamente, ma se non l'avessi letto sarei estremamente curioso perché l'hai reso molto bene. E il saggio contiene quindi la tesi di tuo padre, di Ambrogio Figini, e poi i contributi di suoi colleghi di studio e amici, esatto, quindi che approfondiscono le tematiche relative al periodo anche precedente alla nascita del coperto dei Figini, che nasce nella seconda metà del 400. No? Esatto, sì. Io non sono entrato nei dettagli più storici perché appunto chi legge deve anche entrare lui in questi momenti, no? Però esattamente. È giusto anche vedere appunto questi elementi del passato di Milano, sia la parte più medievale, sia la parte che dopo dal 400 in poi vede nascere questo coperto, insomma. Bene. Quindi io sono contento di avere due degli autori dei saggi che accompagnano, anzi tre, perché poi ci sono anche quelli di Luca che abbiamo appena ascoltato. Sono Maurizio Giannetti e Francesco Gorelli. Quindi adesso noi daremo la parola a me, ma Maurizio Giannetti. Bravo. Quindi raccontaci. Beh, diciamo, il mio contributo si chiama I prodomi del coperto dei Figini, e quindi la prima domanda è: perché si chiama così? Quando è nata l'idea di arricchire il libro di Ambrogio con qualche contributo personale, io mi sono domandato perché era stata fatta la costruzione di un mercato così grande anche in un punto così prestigioso. Mi sembrava riduttivo a pensare che fosse stata una sola casualità, e quindi sono andato a cercare qualche cosa e ho ipotizzato che ci fosse stato un evento accaduto molto tempo prima, e da qui nasce il titolo di Prodomi, dove Prodomi, che è un termine abbastanza desueto, significa e vuole indicare un fatto, un evento, una circostanza che manifesta un avvenimento, un fenomeno che avverrà nel seguito. A questo punto, qual è questo evento? Beh, dobbiamo risalire quasi a un secolo prima della costruzione del coperto di Figini, che come sappiamo è degli anni 70 del 400, e cioè esattamente a sabato 6 maggio 1385, quando giunse a conclusione lo scontro fra Bernardo Visconti e il nipote Gian Galeazzo. Quel giorno che cosa successe? Beh, dobbiamo risalire a qualche giorno prima. Gian Galeazzo, che risiedeva a Pavia, dove era la sua corte, scrisse allo zio Bernabò che, dovendosi recare un pellegrinaggio a Sacro Monte di Varese, sarebbe passato per Milano e voleva incontrare lo zio per rendergli un saluto. Bernabò, non pensando che fosse una trappola, si recò a questo incontro che avvenne alla Pustella di Sant'Ambrogio, dove Pustella vuol dire una porta minore della città, e si recò ad Orso di Mulo accompagnato da due dei suoi figli e senza alcuna scorta. Galeazzo invece arrivò con numerosi e fedelissimi armigeri, catturò lo zio senza colpo ferire, lo fece rinchiudere nel castello di Trezzo, dove questi morì pochi anni dopo.
Quali furono le conseguenze? Beh, Gian Galeazzo aveva preparato con molta cura questa operazione e riuscì a diventare il signore di Milano, che sotto di lui raggiunse veramente la massima potenza. Per consolidare il suo potere, tra l'altro, i Visconti mise in atto una dannatio memoriae nei confronti dello zio, arrivando a far credere che era stato lo zio che aveva fatto un tranello e che lui aveva reagito. La cosa venne anche creduta perché Bernabò aveva mantenuto una specie di dittatura trentennale su Milano e territori limitrofi. Ma alcune leggende che nacquero proprio in quel periodo cominciarono a mettere qualche dubbio, dicendo che Gian Galeazzo aveva costruito il Duomo di Milano per espiare in qualche maniera le colpe del tranello che aveva fatto lo zio. Tra l'altro di qualcuna di queste leggende troverete traccia nel mio contributo. A questo punto, come si lega la presa di potere di Gian Galeazzo con la costruzione del coperto? Gian Galeazzo restò a Milano un tempo molto limitato e poi rientrò alla sua corte di Pavia. Pavia, ricordo, era stata la capitale del regno dei Longobardi e inoltre era stata anche la capitale del regno d'Italia. Mantenere la corte in quella città vorrebbe dire poter avanzare delle pretese sull'intera Italia settentrionale. E naturalmente questo avrebbe portato a una diminuzione dell'importanza di Milano, che avrebbe probabilmente visto ridotti di molto, per non dire quasi tutto, i privilegi che fino allora aveva mantenuto, con una ricaduta in negativo su tutta la popolazione. Però non era possibile, oltre a un forte malcontento, non era possibile fare qualche diversa azione, perché Galeazzo teneva con un ferreo pugno il potere. E a questo punto venne seguita un'altra idea, quella della importanza religiosa, perché Milano aveva un'importanza anche legata alla figura carismatica di Sant'Ambrogio, che era un po' un forte legante di tutta la città. Quindi si decise di costruire al posto delle due cattedrali esistenti una nuova basilica molto grande, realizzata in maniera veramente notevole, i materiali e tutto, in maniera che diventasse un punto di riferimento per l'intero dominio visconteo. Tra l'altro, questo è un periodo in cui sono già nate o stanno nascendo altre importanti cattedrali delle città europee, e avere quindi una cattedrale di questo tipo avrebbe anche voluto dire per Milano avere un afflato internazionale. Si è molto discusso su chi è stato all'origine della costruzione del Duomo, ma ormai sembra accertato che questo è dovuto al clero milanese guidato dall'arcivescovo che era Antonio da Saluzzo e dal popolo milanese. Gian Galeazzo, che però intuì l'importanza di questo fatto, decise di fornire notevoli contributi alla città, agevolazioni fiscali e anche i marmi di Candoglia che fanno bella mostra di sé nel Duomo. Questo di fatto portò a Milano a mantenere il ruolo che aveva e a non perdere spazio rispetto a Pavia. E adesso, citando un attimo qualche pezzo del lavoro di Ambrogio, vorrei dire che la costruzione del Duomo portò nel tempo a demolire la chiesa di Santa Tecla, a ristrutturare la contrada dei Borsinari e a realizzare il coperto di Figini, dando le dimensioni, il respiro, la forma di piazza a un luogo urbano dove fino ad allora erano esistiti solo alcuni angusti spazi, conferendo maggior decoro alle costruzioni commerciali sulla piazza della Chiesa Maggiore, l'attuale piazza del Duomo. Risulta così comprensibile come il forzato passaggio di consegne fra Bernabò e Gian Galeazzo producesse una serie di eventi, appunto i prodomi del titolo. E questo è finito. Passerei a questo punto, il prossimo a presentare il suo contributo è Francesco Gorelli con la parte numismatica che lui ci illustrerà. Grazie Maurizio, il mio contributo si intitola I prodomi del coperto dei Figini e parla dell'appunto delle monete che circolavano allora, siamo negli anni 70 del 400, nella Milano del coperto dei Figini. Le monete erano quelle del quinto duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, che coniò dei nominali dei valori in oro, un doppio ducato e un ducato, in argento coniò dei grossoni da 20 e da 10 soldi e grossi da 8, 5 e 4 soldi, più delle monete più vili in mistura, che è una lega di argento e rame
dove l'argento riveste la minima parte, e che sono il soldino, la trillina e il denaro. Proprio questa varietà, grande varietà di monete, era data anche dal fatto che non esistevano, o perlomeno non erano utilizzate le banconote, per cui possiamo ben vedere che nelle tasche dei milanesi esisteva, dei milanesi dell'epoca esisteva veramente una grande varietà di valori. Tra le monete più significative di questo ducato c'è certamente la lira da 20 soldi a testone, o anche grossone da 20 soldi di Galeazzo Maria Visconti, di Galeazzo Maria Sforza, che è nato dalla riforma del 1970 e del 1474, e per primo incarna il valore della lira, per secondo, scusate, incarna il valore della lira dopo la lira tron di Venezia. La lira prima era solo semplicemente un'unità di conto, un'unità di peso. Un'altra moneta che ci tengo a citare è il grosso da 8 soldi, che riporta la figura a cavallo di Sant'Ambrogio con lo staffile nell'atto di sgominare i guerrieri, e questo è proprio un rimando diretto alla battaglia di Parabiago del 1339, dove per l'appunto c'è questa leggenda del santo che scende in campo in aiuto di Azione Visconti, e questo era proprio un aneddoto che veniva spesso ricordato dal nostro Ambrogio, sempre con la sua ironia. Ambrogio, ad esempio, nel suo lavoro cita anche un contratto del 1476 per 14 fiorini, che queste sono le uniche monete citate nella documentazione. Questi 14 fiorini annui che vengono concessi da Pietro da Figino alla fabbrica del Duomo proprio come forma di finanziamento. Si usa, io ho parlato prima di ducati, e qui si usa la parola fiorini. Perché? Fiorino, come sempre, rimanda al nome di Firenze, Flos Florum, il giglio che veniva riportato nel fiorino d'oro, che inizialmente era una moneta in oro, per l'appunto, coniata dal 1252 da Firenze e poi adottata dalle varie città italiane e anche europee. Si pensa ad esempio al fiorino ungherese, il forint famoso. E dopo questo, io bell' appunto si parla di fiorini perché il nome fiorino era anche il nome ufficiale della moneta in oro milanese dai tempi della Prima Repubblica Ambrosiana, quindi dal 1250 al 1310, fino alla morte di Francesco Sforza, che era il padre di Galeazzo Maria Sforza, nel 1466. In realtà questo fiorino è un nome consuetudinario che in questo caso veniva usato in luogo del più ufficiale ducato d'oro. Si parla di fiorini intendendo ducati. Il ducato d'oro, insieme al doppio ducato, era il massimo valore monetale dell'epoca. Era una moneta d'oro, il ducato, del peso di 3,50 g per 28 mm 80 circa di diametro, di oro purissimo. E tanto per intenderne il valore, possiamo citare i valori massimi in ducati che si trovavano all'epoca nelle fonti. Ad esempio, per le spese militari sappiamo che per l'anno 1472 al 74 Galeazzo Maria spese circa 800.000 ducati. Per le nozze della figlia con Filippo di Savoia riuscì a dare questa grande dote di 100.000 ducati, poi questo matrimonio non ebbe luogo per la morte dello sposo. Rientrando nell'ambito della committenza artistica, di cui Galeazzo Maria era un grandissimo mecenate, possiamo citare i 1.000 ducati che concesse a Bartolomeo Gaddio per per far affrescare la cappella ducale del Castello Sforzesco. Mentre per i valori minori non è sempre facile dare una risposta del valore effettivo e di cosa si potesse acquistare, visto che i singoli prezzi, è molto difficile trovare questi singoli prezzi nei vari documenti. Possiamo citare una statistica medica del 1840 che riporta per l'ultimo anno di ducato di Galeazzo Maria Sforza del 1476, che in un anno i milanesi consumavano circa 2 moggia di grano, un moggio 225 litri attuali circa, e si spendeva all'epoca 4 lire e 7 soldi.
per un vino di media qualità invece più o meno si spendeva 2 lire e 9 soldi la Brenta, che corrisponde ai nostri 75 litri e 5, quindi come vediamo la numismatica è un campo molto vasto, diciamo così. Passo ora la parola sempre all'amico Maurizio, che ci illustrerà un altro contributo. Sì, diciamo che vorrei parlare del contributo fatto da Maurizio Spelta, che riguarda i navigli del Milanese tra il Medioevo e il Rinascimento. Ecco, una prima cosa che ci segna Maurizio, come si presentava a Milano il suo contagio in età medievale. Maurizio Spelta sottolinea come dalle letture del coperto dei Figini emerga l'anima commerciale e mercantile della città di Milano, di cui c'è anche peraltro parlato Luca, a cui sviluppo hanno contribuito sicuramente i navigli. E quindi Spelta ritiene giusto raccontarne un po' la genesi e la storia come complemento naturale al lavoro dell'amico Ambrogio. Già nel 1288 Bovesin della Riva descriveva Milano come una città di forma circolare, ricchissima di acqua, circondata da un fossato, alimentata da fonti vive e popolata di pesci e granchi, e munita di forte muro che con il fossato rappresentava una barriera contro i nemici esterni. Nel contado, peraltro, vi erano fonti di acque limpidissime, dove abbondavano i gamberi rossi che si mangiavano in città ogni giorno in grande quantità, forse venduti proprio in quella pescheria minuta, una delle due pescherie che ci ha ricordato Luca e che sono citate da Ambrogio, che sorgevano sul suolo di proprietà del capitolo di Santa Tecla. E quali furono i primi navigli scavati a Milano e perché? Beh, dunque, in circa un secolo il territorio fra Milano, Lodi e Pavia fu radicalmente trasformato con lo scavo chiamato Naviglio Grande. Derivando dal Ticinello nel 1177 si permise alle acque del fiume di scorrere verso la pianura e raggiungere Gaggiano e Trezzano. Questo canale era stato scavato inizialmente con scopi militari, infatti segnava il confine fra due territori allora nemici che erano Milano e Pavia, e fu prolungato nel 1256 fino a Milano e reso navigabile. Con Napo della Torre si ebbero importanti lavori di manutenzione di questo Ticinello e la realizzazione di un altro canale, la Vettabbia, concludendo così il progetto dei navigli navigabili nella zona sud di Milano. Ovviamente la costruzione del Duomo fu l'occasione per incrementare la navigazione sulle nuove vie d'acqua. Il Naviglio Grande terminava al laghetto presso la chiesa di Santo Assorgio, oggi d'Assena di Porta Ticinese, per permettere alle barche di arrivare al fossato che ciò necessario superare un dislivello fra il Seveso e il Naviglio Grande, realizzato con la costruzione della conca di Via Renna. Nel 1359 iniziò la costruzione del Navigliaccio, o Naviglio di Pavia. Ai tempi di Filippo Maria Visconti, quindi siamo fine anni 300, metà del 400, il Naviglio Grande era in comunicazione con le acque, solo con le acque del Ticino. Fu con Francesco Sforza, a metà del 500, che fu scavato un canale derivato dall'acqua per irrigazione e l'azionamento di diverse ruote di molino. La definitiva configurazione è della fine del 400, con il collegamento al fossato della città tramite una conca progettata, si dice, da Leonardo. Tale canale, martesano naviglio piccolo, da Trezzo corre parallelamente all'Adda, fino a Cassano, attraverso il torrente Molgore e il fiume Lambro, e arriva a Milano, congiungendosi all'antica fossa di fortificazione. Leonardo migliorò successivamente il collegamento con la del Ticino. A questo punto la domanda può essere: furono navigabili i navigli? Alla fine del Cinquecento, sul Naviglio Grande, sul Naviglio di Bereguardo e sulla Martesana non era possibile una vera navigazione, ma un barcheggio che prevedeva anche il trasporto di persone presso le stazioni del Naviglio Grande, cioè Turbigo, Buffalò, Rabbiate Grasso, servizio che in seguito divenne pubblico. La rete dei navigli faceva di Milano un importante porto interno. 140 chilometri di canali collegavano la città con il Ticino e con l'Adda. Quindi i navigli ebbero un posto importante per lo sviluppo di Milano? Direi certamente sì, perché grazie ai suoi navigli Milano, oltre a irrigare le campagne circostanti, poteva ricevere materiali e derrate alimentari dal contado della fascia prealpina tramite Martesana ed Adda, era in collegamento diretto con un grande via fluviale come era il Po. Mentre in età comunale erano privilegiate le finalità energetiche e commerciali delle vie d'acqua, dalla seconda metà del 400 fu agevolato l'aspetto irrigo per le colture nuove
come il riso e per la diffusione del trifoglio e di altre foraggere, con uno straordinario aumento del prato, permettendo così lo sviluppo dell'allevamento bovino. Le acque, che erano distribuite e regolate in una fitta ricca di canali, caratterizzavano non solo il contado, ma anche il paesaggio urbano della Milano medievale. Fornivano l'energia idraulica necessaria per il funzionamento dei numerosissimi mulini che erano ubicati in tutte le parti, azionare le macchine di follatura dei tessuti, quale lana, seta, cotone e lino, il taglio dei legnami per la preparazione della carta e per la lavorazione dei metalli, quali armi e armature, che erano un'eccellenza della regione. Le conche sul navigliaccio furono inaugurate nel 1820 con il primo piroscafo a pale sul percorso Milano-Pavia-Cremona-Mantova-Venezia. Dell'antico sistema di navigli ne restano oggi visibili solo tre, il naviglio grande e quello pavese, collegati dalla Darsena, e il naviglio Martesana nel nord-est della città. Entra ora l'articolo dell'amico Enrico Cafulli, che esamina sinteticamente i rapporti che si crearono tra la città e il contado in epoca tardo-medievale signorile. Per un approfondimento sul tema si può rimandare al lavoro di Enrico Cafulli e Gabriele Cafulli, Famiglie contadine lombarde, due casi della Bassa e dell'Alto Milanese, Milano 2015. In questo testo si seguono i destini di tre famiglie, i Cafulli, di cui l'autore del contributo è un discendente, Mattarelli e Cassari, che erano stanziati in tre territori della campagna milanese a diversa vocazione produttiva agricola, che erano la Bassa Irrigua tra Milano e Pavia, l'asciutto pianeggiante Basso Brianzolo e infine la Brianza Collinare. Questo panorama agricolo lombardo era sostanzialmente tripartito. Vi era una fascia montana, una fascia di collina, un'alta pianura e una terza fascia di bassa pianura. Nella prima vi era una netta prevalenza di piccoli proprietari che conducevano personalmente i propri possedimenti e dominavano l'agricoltura povera, con produttività dei terreni scarsa. La fascia mediana invece vedeva la proprietà nelle mani delle classi borghesi e nobili, con i contadini impiegati o nella mezzadria pura o nel contratto misto di fitto in grano e mezzadria, e infine, anche se meno, nel fitto in denaro. Questo territorio era attraversato e funestato da carestie, malattie e guerre che colpirono pesantemente tutti i secoli tardo-medievali e dell'epoca signorile. La prima grande epidemia che flagellò il territorio a partire dal XVI secolo fu appunto la peste del 1575-77, a cui seguì quella peggiore del 1630. Un altro problema di questa popolazione residente o degli individui in transito era rappresentato dal numeroso e spietato brigantaggio e dalla frequentazione delle osterie che, sebbene punto di incontro per il popolino, erano anche un ricettacolo ideale per la variatura di oziosi, piccoli delinquenti, che certamente peggiorava la situazione. Il secondo decennio del Seicento si aprì con un'altra terribile carestia in conseguenza dei cattivi raccolti del triennio che va dal 1607 al 1609. Ci fu un'impennata dei prezzi dei beni agricoli e in particolare del grano. È di grande rilevanza in questo periodo per i biomercatisti e la Brianza, ma appunto nei secoli XVI e XVII furono le visite pastorali degli arcivescovi metropoliti di Milano e la profondissima rilevanza appunto delle istituzioni ecclesiastiche locali nella vita di tutti i giorni. Fondamentale elemento di cesura nella vita ecclesiastica di tutta la Lombardia fu appunto il periodo di Carlo Borromeo. Nella pianura padana l'agricoltura era divisa in due grandi fasce longitudinali di altimetria e vastità variabile. Quella superiore, che era costituita dall'alta piana asciutta, e quella inferiore, la bassa irrigua, con il confine segnato dalla presenza dei fontanili. La bassa irrigua richiedeva un lavoro di disboscamento e di bonifica delle aree paludose e di regimentazione delle acque, e richiedeva un grandissimo sforzo lavorativo umano e un'esigenza di grandi capitali che solo la costituzione di grandi aziende poteva consentire. Tali opere portano in epoca comunale alla caratteristica situazione paesaggistica della piantata padana, conseguente alla distruzione del patrimonio boschivo e alla realizzazione di un fitto reticolo di canalizzazione. Il secolo XVI vide sorprendenti ritmi di crescita della produzione agricola grazie a nuove tecniche agronomiche e investimenti considerevoli, come le massicce opere di canalizzazione e la costituzione di nuovi complessi rurali e di mulini e di nuovi cascinali. La crescente domanda infatti di derrate alimentari e la diffusione congiunta delle marcite dei campi a foraggio portò a un incremento dell'allevamento, soprattutto dell'allevamento bovino, destinato alla produzione di latte, derivati e di carne.
Di conseguenza il prato venne a occupare sempre porzioni sempre più ampie e più elevate del territorio e divenne l'elemento caratterizzante del paesaggio di quest'area, soprattutto nella forma delle marcite. E nel XVI secolo, infatti, la quasi totalità del territorio della Bassa Milanese era coltivata e di questa oltre la metà era irrigata con la pratica dell'avvicendamento a prato. Si evitava così il depauperamento del terreno dovuto alla cerealicoltura. Un ulteriore fattore che modificò gli equilibri agricoli fu rappresentato dall'avanzare sempre più impetuoso della risicoltura. Infatti alla fine del 400 il riso, che veniva ancora visto come un'erba medicinale, occupava una minima parte dei terreni coltivati. Nel corso del secolo successivo però il riso come nutrimento conquistò sempre più una porzione egemone nel territorio. Passerei ora la parola al Maurizio. Ho poco altro da aggiungere se non ricordarvi che siccome siamo in un bel periodo natalizio dove non potremo nemmeno uscire a far veglioni e feste di grandi dimensioni, cosa c'è di meglio che leggersi un buon libro come questo, un libro che ci racconta aspetti anche poco noti della Milano medievale e soprattutto ci fa scoprire che dove oggi c'è la Rinascente c'era il coperto dei Figini e da qui il sottotitolo appunto Il coperto dei Figini, la Rinascente del Medioevo. Vi ricordo anche che l'autore è Ambrogio Figini con contributi di Enrico Cafulli, Maurizio Giannetti, Francesco Gorelli e Maurizio Spelta e la prefazione di Luca Figini pubblicato da Italia Medievale da pochissimo, sono 173 pagine per un costo anche economico perché costa 10 euro, lo trovate su Amazon, facciamo anche un po' di pubblicità all'acquisto e per quanto mi riguarda non avrei altro che ringraziare voi che avete partecipato a questa presentazione, soprattutto per il lavoro che avete fatto di studio e di ricerca, non sempre facile, anzi decisamente complesso e difficile, lavoro d'archivio, decine e decine se non di più di documenti da andare a scoprire, andare a trovare all'interno di migliaia di documenti contenuti in diversi archivi, perché credo che non vi siate serviti solo di quello di Milano, e ringraziarvi davvero tanto per aver accettato di fare questa video presentazione. Quindi grazie a tutti e tre e ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito www.italiamedievale.org, dove potete trovare anche tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato in questo purtroppo lungo periodo di lockdown e di pandemia. Grazie ancora a tutti. Grazie allora di aver contribuito tutti quanti a presentare questo libro e ringraziamo l'ospitalità di Maurizio Calì che si è fatto anche carico della pubblicazione del libro. Grazie a tutti e un caro saluto. Ringrazio anch'io tutti gli ascoltatori e Italia Medievale che ci ha consentito questo spazio per presentare i nostri lavori e che è sempre presente anche nelle piccole realtà dei piccoli scrittori di storia medievale. Grazie.